Ho appena avviato la registrazione in modo tale che poi, se qualcuno dovesse perdere la live, sicuramente domani la troverà tranquillamente in video con qualità ottimale, si spera. E tra l'altro, da questa live comincerò a regalare anche qualche codice Steam, un po' di giveaway, semplicemente perché... Ciao Angelo, semplicemente perché, insomma, è carina questa cosa, avanzano sempre. Avanzano sempre dei codici da qualche bundle. Poi adesso, come vedete, faccio anche le trasmissioni sui bundle. Allora, primo gioco che analizziamo quest'oggi, che vi mostro, è 12 is Better Than 6, che è un gioco abbastanza particolare, che ha avuto un buon apprezzamento su Steam, anche buone vendite, realizzato da una compagnia chiamata Inkstains Games. È un gioco, ripeto, piuttosto particolare, piuttosto insolito rispetto a quanto siamo abituati a vedere nell'ambito degli shooter. Come già notiamo da questa schermata, che è quella iniziale del menu, la grafica è un po' particolare, c'è effettivamente questa sorta di grafica a inchiostro. Angelo, gioco poco con le console, non gioco per niente con le console perché non avendo casa di proprietà, quindi muovendomi da affitto a affitto, da casa a casa, le console sono un bel peso. Ho un computer, dentro al computer ho comunque 1600 giochi di Steam, quindi non è un problema di dover giocare. Ci sono talmente tanti giochi belli in giro che per me è davvero pazienza perderne qualcuno esclusivo per console. Mi dispiace ovviamente per qualcosa, ma pazienza. Non posso fare altrimenti, devo accontentarmi così e comunque vabbè, si sopravvive senza ombra di dubbio. Allora, siete in 5, io direi che a questo punto posso anche cominciare la mia partita. Allora, un attimo che qui faccio un refresh in modo tale che possa vedere la vostra chat dall'altro computer anche mentre sono in gioco su quest'altro. Devo però disabilitare il video, altrimenti ruba banda e insomma, già sappiamo che il mio collegamento non è proprio il meglio che esista sulla piazza. Ok, allora avvio la mia partita. Atto 1. Episodio 6, io vado un po' indietro perché lascio perdere le partite che ho già fatto, in modo tale che voi possiate vederlo dall'inizio. Come vi ho detto, il tema del giorno sono i giochi che cominciano con un numero. Ce ne saranno tre, questo è il primo, vedremo gli altri quali saranno, non ve li dico questa volta. Allora, ecco, allora, la grafica di questo gioco io la trovo molto bella. Abbiamo un cowboy inquadrato dall'alto con un mirino, e questo mirino ovviamente è fondamentale perché dovremo, ecco, fare fuoco sulle persone, dovremo anche essere veloci altrimenti ci ammazzano loro. Infatti siamo morti. Dead. Ma noi continuiamo, prendiamo la mira. Eccolo qua, si vede solo il cappello. Ah, no, so due. Ah, non l'avevo visti. Bene, ma così era partita anche la prima partita. Forse ricordo il tutorial. Oh, beh. You have to raise the cock. Ah, ok, quindi il tasto destro raise the cock, ovvero alza il grilletto, o meglio la sicura, e poi possiamo sparare. Molto bene. L'avevo ammazzato, peccato. Ok. Ok, cowboy, vieni qua. Oh, ah, ok. Ah, quindi devo riabbassare il grilletto poi per ricaricare il tiro. Il colpo è lì, puoi colpire davvero. Ah, posso prendere anche la pistola? Bene. Qui c'è qualcuno. Oh no, quello è semplicemente l'obiettivo? Ok, entriamo. Il saloon. C'è una bella atmosfera qui. Ok,
Denedin, welcome to Denedin's Saloon. Look, Jimmy, a Mexican in our bar, un messicano nel nostro bar. Ah, non li posso sopportare. Gentlemen, vi chiederei. O cosa? Tu piangerai e scapperai? Ah ah ah. Capito, Jim? Ah ah ah, sì, vai via. Sputa sul pavimento in direzione del barman. Cosa posso offrirvi, signor Mr. Juan? It's Juan, sure it is. So, cosa le posso dare? Cibo e acqua. Questo è un messicano chiamato Juan, hai sentito? Sono tutti chiamati Juan Oei, stupido fagot. Ehi, messicano. Mexican, vabbè, insomma, un po' di insulti vari, qui finirà male, ragazzi, per qualcuno. È chiaro. Sir, I can guarantee your safety. Ragazzi, forse non riesco a leggere la vostra chat, mi sa che si è impallato altro computer, ecco, qualcuno è morto. Oh. Ok, perfetto. Bene, quello non doveva riposare, il grilletto. E neanche questo. Ah, qui è un po' più complicato per arrivare. Troppo facile, ragazzi. Andiamo di qua. Che c'è qui? Ok. Ok, siamo usciti dal bar. Tra l'altro, questo gioco anch'esso deriva da un bundle, precisamente quello di GTA, che è una mezza sola, ve lo dico, che ho. Oh. Che ho tra l'altro abbandonato come abbonamento questo mese dopo che hanno fatto un bundle veramente scandaloso. No, perché? Perché? Come li ho svegliati? Oh! Ah, quello lì deve andare di là, deve voltarsi. Vado di qua, qui dormono. Ok. Ah! Potrei anche prendere da dietro. Aspettiamo che questo qui vada via. Qui come. No. Non so se riuscite a sentire la musica. È fantastica. Ah, forse devo andare da qui dietro. Allora, proviamo ancora. Molto carino sto gioco, è insolito comunque rispetto alle solite meccaniche degli sparatutto fatti in questa maniera. Ah, vai via. Ok. Oh. Proviamo un'altra tattica. Qui no. No. Proviamo a essere un po' più veloci. Non abbastanza. Allora, proviamo a pazientare invece, ci spostiamo senza farci vedere da quello lì e poi veniamo giù. Ok. Aspettiamo un po' qui. Questo dovrebbe essersi mosso. Ok. Qua dorme, bene, fai la siesta, piccino. Oh. No. No. Ok. Ah, no, ce l'avevo quasi fatta. Vabbè, però abbiamo capito il sistema. Ok. Distrazione totale. Vai, vai a fare la pipì? No, ma questo non ha senso. Ok. Aspettiamo
Vediamo qualche secondo per far andare via quello di sotto. Possiamo andare, credo. Eccolo là. Bene. Ok, abbiamo superato il livello. Ok, qui dobbiamo andare. Proviamo qui. Qui non sono stati ancora consegnati i beni, va bene, ok. Sei nuovo in città. Vabbè, insomma, altre chiacchiere qui. Simpatica l'idea di farci impersonare un messicano che a volte non è proprio il personaggio più ben voluto di questi ambienti. Qui c'è una possibilità di andare via. Qua dietro no. Dobbiamo fare il giro lungo. Ok. Ok, ci siamo dati alla fuga abbastanza precipitosa, però siamo riusciti a superare il livello. Qui abbiamo una E, cos'è? Boh, vabbè. Qui dobbiamo entrare per forza in questa porta. Mentre il cavallo si abbevera. Vediamo qua un po' come si può fare. Qui ci conviene aspettare che questo qui passi nuovamente. Dobbiamo ammazzarlo. Allora, riproviamoci. Dove si va, ragazzi? Non vedo un'uscita. Non vedo un'uscita da qui. Hanno dei tempi di reazione, sti qua sono veramente pazzeschi. Allora, qui la scena non. Dai. Qui la scena non mi dà degli aiuti veramente utili. Perché da qui su non mi fa andare. Quindi da dove vado? Da qui forse c'è una via? Dai, ragazzi, qua ci deve essere un altro modo. Questa è forse. Serve a lanciare qualche cosa, sarà una bomba, sarà. Che cos'è? Ci deve essere qualche tasto per utilizzare quell'item speciale. Oh, provato. Era la F, va bene, dai, almeno abbiamo capito qualcosa. E la dobbiamo lanciare la F, penso qui, insomma, dobbiamo rompere questa barriera. Dai. Questa magnifica idea che mi è venuta. Allora, riproviamoci. È servita qualcosa almeno? Cioè, dobbiamo prima capire come.
Usarlo. Mi pare che non si sia aperto alcun pertugio. Se la lancio qua. Niente, niente, niente. Allora, proviamo ancora. Potrei anche lanciarla simpaticamente a questi qua. Oh, però mi era piaciuta l'idea. Sono... Basta... Opla, sbagliato. Perfetto. Allora, riprendiamoli. I tempi di reazione qui dei ragazzi sono velocissimi, quindi dobbiamo... No, sono troppi. Questa tattica non può essere quella giusta. So che questo non apre alcun pertugio. No, ragazzi. Qual è la strada? Qual è la strada? Qui? Niente. Questa sembra una corda, ma non mi pare che abbia avuto un buon successo prima. Vabbè. Infatti non serve a niente. Ah. Oh. Bene, siamo senza munizioni. E adesso che facciamo? No. Si ammazzano tra di loro. Vabbè, questa è una buona idea. No. Nessun danno. Ok ragazzi, beh, direi che possiamo anche passare al prossimo gioco, che qui non ci ho capito niente. Ah, no, ma che si è bloccata la finestra? Non so se l'avete visto il video, perché adesso noto che si è bloccata la finestra, almeno provvisoriamente. E comunque, vabbè. Bene, ok, allora vi faccio vedere un po'. Un altro gioco, questa è la immagine di Steam che uso come immagine temporanea e sì, insomma, un gioco carino questo 70, 12 is better than 6. Il secondo gioco che volevo mostrarvi è 8-Bit Commando. Allora, come sapete, su questo canale siamo molto avvezzi al retro gaming, quindi giochiamo un po' al retro gaming. Come ci giochiamo? Beh, tramite questo prodotto che mi è partito a schermo pieno, quindi adesso non lo state vedendo, ma metterò a breve in finestra, se ci riesco. Allora, ok, dovrebbe essere abbastanza, dovrebbe andare abbastanza bene in questa maniera. Configuro un attimo la finestra di Steam. Perfetto. Perfetto, perfetto. Ok.
Lo vedete, spero, abbastanza bene. Perfetto. Allora, dicevo, 8-bit Commando, gioco ispirato moltissimo ai titoli del passato, e un run and gun. Non so se voi ricordate, quelli più vecchi tra voi, Fabio che è qui in chat, per esempio, forse ricorderà. Giochi come Contra sicuramente, ma ancora prima Green Beret. Comunque questi giochi in cui c'è una persona che corre, spara in meccaniche in un ambiente che fondamentalmente è quello del platform 2D. Quindi, diciamo formula assolutamente classica, che però può essere ancora oggi molto divertente. Come vedete abbiamo anche modalità per giocare in cooperativa, in versus. Ci ho provato in due con mio nipote, tra l'altro, il gioco è carino e simpatico. Allora, come vedete abbiamo diverse missioni, ognuna con le proprie difficoltà. Il gioco è anche localizzato in italiano, quindi se voi non parlate molto bene l'inglese, beh, siete fortunati perché qui potete addirittura godervi un bel testo in italiano che proprio vi permetterà di non perdervi nulla della estremamente complicata trama. Sto scherzando, ovviamente. Non so quanti di voi ce l'hanno questo gioco, probabilmente tanti, però io faccio una cosa nel frattempo, visto che ve l'avevo promesso, vi regalo un primo codice che è quello di... vediamo un po', vi do prima questo, tra l'altro un amico mi ha fornito anche di altri codici che però vi do un po' più tardi, forse non tutti questa sera. E ve lo scrivo in chat, allora ragazzi. Il gioco è Tiny Bang Story e il codice è in arrivo. Forse arriverà in chat il codice prima delle mie parole perché c'è sempre un po' di difficoltà di sincronizzazione con Steam. Però ecco, il gioco è questo. Vi ci scrivo primo omaggio, in modo tale che capiate. Tac. Godetevelo, dovrebbe essere un gioco abbastanza buono, se qualcuno, magari qualcuno già ce l'ha, insomma, però potrebbe interessarvi. E va bene, io continuo a giocare nel frattempo a 8-bit Commando, se qualcuno riesce a riscattare il codice, ci avvisi. Allora, noto qualcosa di diverso. Il gioco è stato aggiornato. La grafica è cambiata rispetto a qualche tempo fa. Decisamente. Ah, carina sta cosa, non me l'aspettavo. Allora, comandi molto semplici. Tasto verde per saltare, tasto rosso per sparare. Quindi non si può davvero chiedere nulla di più semplice di così. Ci sono delle piattaforme che possiamo affrontare. Ok, qui ci lasciamo cadere, spariamo questa fonte di vapore. Olè, abbiamo effettuato questo salto un po' rischioso, a dire il vero. Allora, io ho finito questo gioco qualche tempo fa, anche se devo dirvi una cosa. Dal menu iniziale mi sembrava che vi fossero più missioni adesso rispetto a quelle che ricordavo, il che sarebbe, insomma, una cosa molto carina. Se il gioco dovesse essere stato espanso, facciamo passare questo vapore e saltiamo. Oppla, qui abbiamo la possibilità di saltare da qua. Spariamo questo ostacolo. Ovviamente possiamo raccogliere anche delle armi extra durante il resto del gioco. Qui ci conviene aspettare che... Ah, c'erano pure questi pericoli prima, io non... in questo momento non ricordo. Tra l'altro, pochissima energia. Sono morto, infatti. Mi sembra un gioco più difficile rispetto a quanto ricordassi. Oh, basta. Mi sembra che anche lo sparo sia diverso. Insomma, sto avendo delle sensazioni differenti rispetto a prima. Qui sto facendo davvero una bruttissima fine con tutte queste morti da scarsone.
L'hanno reso più difficile, insomma, quello sicuro. Ci conviene andare veloci qua. Oh. È veramente tosto adesso. Allora, riproviamoci. Il gioco è molto carino, ripeto, mi piace molto. Mi piaceva già prima, adesso c'è anche più sfida, quindi, davvero. Cerchiamo di passare indenni. No, non mi ha saltato. I comandi non li ricordavo comunque così approssimativi. Posso abbatterlo questo aereo? Queste qua non vengono giù, quindi lì l'unica soluzione è la fuga. Perché poi abbiamo anche. Ehi. Abbiamo anche la sfortuna di non avere, per qualche ragione, la. Un'arma extra. Oh. Ok, siamo arrivati al checkpoint, quantomeno. È un disastro. Dai, fa esplodere sto camion. Bene. Non so per quale motivo mi va anche a scatti lo scrolling in questo momento. C'è un problema anche di comandi, non so a cosa sia dovuto. Il gioco è poco reattivo. Quando l'ho giocato in passato era perfetto dal punto di vista dei comandi. Eccoli, là per i nemici. Ah, bisogna trovare un punto come quello dove mi ero messo prima. E lì cercare di. Che è successo? Game over. Ah, è scaduto il tempo. No. Vabbè, riproviamoci. Dicevo, è comodo trovare un punto dove fermarsi e poi. Nei comandi, ragazzi, c'hanno un lag pazzesco. Non capisco come mai. Assurdo avere dei lag su un gioco che ha questa grafica, no? Però vabbè. Esiste anche questo, per qualche ragione. Sarà probabilmente qualche conflitto con il programma di trasmissione, chi lo sa. Abbiamo una buona arma, sarebbe comodo arrivare fino alla fine con questa. Ma non accadrà, temo. Però non si sa mai. Allora, vediamo un po' se riusciamo a essere più fortunati. Ok, no, ma addirittura ha distrutto il ponte dove stavo. Quindi l'arma me la posso dimenticare? No, ce l'ho ancora? Incredibile. Questa è veramente una big news. Quindi facciamo una cosa veloce per arrivare dove dobbiamo arrivare. Perfetto, checkpoint. Distruggiamo qua soldati, tutto, via, via. Prendo anche l'energia, quindi è proprio una pacchia. E ora cerchiamo di non farci troppo male con il boss. Bene. Ah. Detesto i controlli come li hanno fatti. Dai, forza, 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 che non c'è tempo.
Oh. Mamma mia, ragazzi. Posso fare, eh. Ce la devo fare, almeno il primo livello. Non voglio trovare scuse, però vi dico che è davvero questa storia del... Questa storia dei comandi non perfetti, la scattosità, non so che cosa, da che cosa dipenda, però non va come dovrebbe. Qualcuno è riuscito a riscattare il gioco nel frattempo? Teeny Bang Story? Nel caso, fatemi sapere. Ok, livello completato, direi. Perfetto, ce l'abbiamo fatta a fare il primo livello. Inserendo, scaricando, ma che cos'è? Ah, anche le classifiche online. Giustamente. Minacce nucleari amici. Non ho amici che hanno fatto minacce nucleari. Probabilmente perché queste feature di 8-bit Commando sono state aggiunte successivamente. Perché poi i giocatori ce ne sono. Ok, indietro, andiamo al reattore 7. Comandi scattosissimi, una cosa pazzesca. Peccato perché il gioco normalmente non ce li ha. È un gioco che consiglio, è molto divertente. Anche le musiche stesse sono forti. Tra l'altro l'ho recensito su Steam Raiders, quindi qualcuno potrebbe anche trovare ancora la recensione online. Ho un lag nel salto, nello sparo incredibili, per qualche ragione. Quest'arma non c'era prima, l'hanno aggiunta dopo. Un bel effetto. Ok, perfetto. Sono abbastanza sicuro che prima, quando si moriva, si perdeva l'armamentario. Il laser. Carino l'effetto di quest'arma. Ho preso l'energia, ci voleva perché stavo veramente esaurendo tutto. Con il lag che c'è, fare questi salti è veramente difficile perché il personaggio continua a camminare. Vediamo così. No, è un lag veramente terribile. Ah, incredibile. Se effettuo delle correzioni in volo, perdo decisamente tutto. Non so come ho fatto. Ehi. No, devo rifare il salto. Poi abbiamo sempre il tempo che può scadere. E quello poi è un altro paio di maniche. Sono un drago ormai, eh. Diciamolo. Ok. Tu spara. Andiamocene di qua. Questa roba cos'è? Pure le astronavi. Allora.
Oh, che è sta roba? Allora, spider che ti buttano via. Riesco a prenderlo? No. Così? Nemmeno. Aiuto ragazzi, terribile questo lag. Facciamolo passare prima, vediamo se cambia qualcosa. Per fortuna non è molto resistente. No, con questo lag di mostro non credo che sia affrontabile. Cioè, non riesco neanche a vedere dove vanno gli spari. No, vabbè, ragazzi. Aiuto. Ciao Simone, ehi, che ci fai qua anche tu? Stiamo giocando ad un run and gun che ci ricorda molto Contra. Purtroppo, insieme al programma di cattura dello schermo, va incredibilmente a scatti. Il mio lag sui controlli è veramente pazzesco. Poi non riesco a capire proprio dove ci sia da sparare. Qui mi ricordo che bisognava colpire la punta del coso. Però arrivarci. Soprattutto non riesco a vedere i colpi dove sono. Niente, sono morto. Figo, questo gioco bisognerebbe trovare un modo di fare un doppio in real time. si può fare purtroppo non con. No, perché ho perso lo sparo? Non online. Online ci sono solamente le classifiche, che sono una cosa carina sicuramente. No, basta, ragazzi, cioè, con questo scatto, questa scattosità non si può. Mi ritiro. Sì, grazie. Che liberazione. E peccato perché 8-Bit Command è un bel giochino. È un bel giochino che purtroppo non ho potuto mostrarvi al suo meglio. Per queste ragioni che abbiamo visto, ma comunque vabbè. Allora, ultimo gioco della nostra serata, è 35 mm, 35 mm, probabilmente. Che parte tutto schermo, adesso però farò il possibile per riportarlo in finestra. Purtroppo non so perché il programma di capturing ha deciso di non catturarmi più l'immagine a schermo intero, quindi se io volessi proporvi l'intera schermata di quello che vedo, non potrei. Allora, mettiamo settings, vi do la telecronaca di quello che sta succedendo. Resolution, no, io vorrei la finestra. Ok. Impostiamola, perfetto. Ok, dovreste vedere adesso quello che vedo anch'io, ovvero una schermata di impostazioni della partita. 35 mm, gioco creato da una singola persona. No, questo è il continuo, no, vorrei fare delete data, tanto sì, era l'inizio. Sistemo un po' meglio lo schermo qui. Benissimo. Dicevo, gioco creato da una persona, comunque da un team molto piccolo russo, e come tantissimi giochi russi riesce a darci quella sorta di atmosfera molto particolare, molto strana. Buonasera Frozino, buonasera Mattia. 35 mm. Ce l'hai in lista desideri? Ok, allora ti do un'idea di com'è il gioco. Così puoi saperlo. L'ho comprato per molto poco, mi pare c'era un'offerta da qualche parte, tipo a 2,50 euro. Gioco russo. E come tanti giochi russi, o comunque dell'Europa dell'Est, ci propone delle atmosfere molto cupe, molto pesanti, sicuramente. E ci racconta innanzitutto la storia di quest'uomo. Noi siamo. Impersoniamo questo soggetto qui. La casa è vuota.
Diamo un'occhiata in giro. Mi ricorda molto Stalker. Non so se qualcuno di voi l'ha giocato, è un titolo molto bello, che decisamente vi consiglio. Però ha sempre queste atmosfere molto molto angoscianti. Questo è il nostro inventario. F la torcia, 1 la macchina fotografica, 2 il coltello. Il gioco è basato su Unity come engine, penso l'ultima versione, che viene gestito molto bene dal computer, è estremamente fluido. Voi non lo vedete, ma io lo sto guardando, lo sto giocando a 60 frame al secondo al massimo dettaglio, mi sembra, già impostato, ma molto molto solidi. Gioco esplorativo, qualcuno potrebbe pensare. In realtà no, o meglio anche, pensavo non ci fosse nulla qui dentro, invece c'è qualcosa. Non è un gioco soltanto esplorativo, c'è da anche sparare, ci sono anche delle pistole. E vedremo che cosa succede qui. Molto importante esplorare sempre tutto. Se qualcuno di voi ha problemi di motion sickness, forse qui con questo potrebbe soffrirne, perché il cosiddetto head bobbing è particolarmente accentuato. Ci troviamo in questa in questo luogo di campagna, non si capisce bene cosa fare. Andiamo, vediamo cosa ci dice il nostro compare. Если готов, можем идти. Можем идти. Andiamo. Andiamo? Mi segui? Mi segui? Ehi, oh, ci sei? Sono. Go, andiamo, perfetto. Ma niente di particolare, Fabio, ti sei perso 12 is better than 6 e 8-bit commando. È la key di un gioco che ho dato nella chat. Se qualcuno vuole Teeny Bang Story, è pregato di salire sopra con la chat e lo troverà. Ok, qui il logo di 35mm. Giochi esperienziali, insomma, diciamo, molto d'atmosfera con tutte queste musiche, questi rumori di sottofondo molto angoscianti. Il nostro omino che avanza. E ci aspetta. Non so come è davvero la situazione, penso come qua dal punto di vista climatico. È abbastanza terribile, io penso di morire, potrebbe essere l'ultima live questa. Tra l'altro è l'ultima live di gameplay fino a settembre, perché non avrò il tempo di farne altre prima delle vacanze. Lunghe camminate nei boschi, qui nel verde, se così possiamo chiamarlo questo. Mi spiegò un mio amico sviluppatore come il verde, tutte le vegetazioni, questi ambienti così ricchi di piante, vi sono nei giochi indie anche perché costa poco farli. Esistono dei database di alberi e tutte queste cose, quindi inserirli in una mappa è cosa abbastanza rapida. Quindi quando vogliamo creare uno scenario abbastanza ampio, possiamo avvalerci di questi piccoli trucchetti. Come vediamo, il nostro amico Igor, che chiamiamo così per comodità, ci fa compagnia in questa passeggiata mentre noi barcolliamo un pochettino. Abbiamo anche la macchina fotografica. Facciamo una foto a Igor? Eccolo là. Chissà perché dobbiamo fare questa foto a Igor. Perché abbiamo la macchina fotografica. Non c'è nulla, il mondo sembra veramente abbandonato.
Allora, Igor. Give me a moment. That's right. We will soon be on the road. Ovviamente tutto è parlato in russo. Non avevamo questi giochi un po' di tempo fa, eh. I videogiochi sono un'arte molto giovane. E queste forme di espressione artistica sono ancora più giovani. Non ci siamo abituati veramente ancora. Non sappiamo spesso dare l'effettivo valore a questo tipo di prodotti. Infatti a volte la critica va un po' in tilt. Sono cose che valgono oppure no? È difficile dare un gioco, un voto a un gioco di questo tipo. È lento, la grafica non è perfetta. Quindi togliamo dei voti, ma l'atmosfera poi com'è? Quanto vale tutto questo? Io sono molto contrario ai voti in generale, perché non danno mai un'idea precisa di quello che è il gioco, di quello che vale. E se ci sono dei fattori non tanto importanti che incidono poi sulla valutazione eventualmente negativa. Questo non è il caso di 35mm, perché non l'ho giocato a fondo, ho giocato soltanto l'inizio. Ed è un gioco lento, sicuramente, però con le sue qualità. Questo è un posto pericoloso. Watch your back. È un posto pericoloso per quale ragione? Non ce lo dice. Non sappiamo se è pericoloso perché esistono dei mostri. Perché esistono degli altri umani che vogliono farci la pelle? Perché ci sono delle trappole per terra? Non lo sappiamo. Molto buono l'audio, lo sento nelle mie cuffie, spero lo sentiate anche voi. Per rigordo, sì, Fabio. E ci sono tanti uccellini che cantano in questo momento. Come a dire che qui gli unici a essere veramente soli e pochi siamo noi umani. Rumore di erba. Non fatemi agguati, ragazzi. Come vedete ci sono anche alberi che sono mossi dal vento. Ah no, era la mia testa che si muoveva. Scusate. E anche l'ora semitarda. Ci sono tracce di pneumatici comunque qui, passaggio di veicoli. Beh, certo, se questo gioco dura un po' di ore, se queste ore le passiamo a questo ritmo, non è proprio il massimo. Per tutto il tempo, o forse sì. Il resto è tutto sempre molto relativo. Igor. Igor. Oh, Igor. Certo, se avessi un VR qui, mi verrebbe da parlargli. Oh, Igor. Igor. Rispondi, Igor. Niente. Maledetta intelligenza artificiale. Igor. Dove andiamo? Dove stiamo andando? Guardami, Igor. Igor. No. Totale Uncanny Valley. Inquietantissimo. Nella sua pseudo credibilità del modello tridimensionale, ma ceruleo nel suo sguardo. Siamo arrivati a un punto, a quanto pare. Certo, pure il nostro avatar non scherza, eh. Bella pettinatura. Ah, una macchina. Una strada più che una macchina. Continuiamo a camminare un po'. Perché ti sei fermato, Igor? Oh. Oh. Igor. Andiamo.
Igor. Che mi fai andare da solo? Abbiamo qua dentro. Beh. Ah, non si apriva perché c'era. Va bene. Una foto molto interessante. Possiamo abbassarci. Qui non c'è altro. Qui niente, foto, ma ce la possiamo portare la foto. Che ce ne facciamo? Nulla. Qui si apre? No. Cofano? No. Qui niente, qua? No. Qui? Peggio ancora. Non c'è niente, Igor. Non c'è nulla, mi spiace. Ci hanno fatto il pacco. Ci andiamo? Andiamo. Ah, vieni, eh. Bravo Igor. Sì, Mushroom Gatherer 2017, bravissimo Fabio. Però non vedo funghi, non vedo funghi. Magari un po' di erbette, così, un rosmarino. D'altronde non so quali spezie siano comuni nelle zone della Russia. Qui si fotografa, uccelli in volo. Bellissima foto, complimenti. Sergei, probabilmente mi chiamo. Ok, dopo questo bellissimo scatto, questo bellissimo passaggio, il gioco ci porta probabilmente a un altro capitolo. Eri un fotogiornalista? Niet. Solo un hobby. Qualcuno ha detto una volta che la fotocamera è una piccola macchina del tempo. Ti permette sempre di ricordare il passato, forse, e di sentire quelle emozioni che ti hanno accompagnato, bla bla bla. Nonostante a volte sia estremamente doloroso, ma va bene che ci sia questa possibilità. Dai, Igor, che cosa ti prende? Perché ti sei fermato? Prima dici che sono pericolosi sti posti, poi ti fermi e mi fai andare avanti a me. Cioè, non è carina sta cosa. Esatto, Fabio, sto. Qui. Castaway forse era un pochettino. Wilson, scusami, era un pochettino più espressivo lì. Igor, guardalo qua. Guarda. Igor. Igor. Oh, Igor. Oh. Che è successo? Sei triste? Vabbè. Oh, abbiamo un'altra interessante costruzione, a parte il palo della luce qua. C'è un fuoco. Quindi qualcuno è venuto da queste parti. Guarda qui. Igor, indifferente a tutto questo. Qui c'è una corda che tiene. La porta io col coltello la rompo e poi apro. Oh, come sono ingegnoso. Sigarette, mozziconi. Scatoletta. Oh, scatoletta buona. Queste no, non sono buone. Spegniamo la lampadina. Quindi scatolette usate, questa qui com'è? Hai usato pure questa, maledetta. Ok, qua non c'è niente. Vabbè, Igor. Smadrie. O cano. Potrei anche scozzarti. E trasformarti nella mia cenetta. Che ne pensi, eh? Che ne pensi? Che ne pensi, eh? Ah, hai paura del mio coltello.
mettiamo da parte tutto il nostro armamentario qui, prima che qualcuno si faccia male, cane compreso. Riesco a leggere quello che scrivete. Igor mi aspetta. Abbiamo perso Santilio. Ah, sì, vabbè, raga, purtroppo il collegamento fa schifo. Quindi al massimo mi dovrete vedere domani. È inutile, a volte mi impunto a voler fare le live, però poi i risultati sono questi. Non penso che sia stato il collegamento. Vabbè, io continuo a giocare un pochettino e poi vi lascerò ovviamente il video domattina quando lo troverete sul canale. Questo è per il collegamento farlocco con la DSL pure scarsa. Nelle cabine strapiene della Telecom. Maledetta Telecom. Avanziamo ancora in questo bosco. Guardate come la palette dei colori sia quasi monocromatica, c'è cioè anche il verde è proprio boreale, appena accennato. Poi con questa nebbia, comunque è bello l'effetto del sole che filtra tra i rami. Igor fa dei passi molto ravvicinati, tipici di chi ha fatto un bisognino nei pantaloni, direi. Ta 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 ta, non allontana mai troppo le gambe, non le allarga mai. Igor, cosa nascondi, Igor? Igor? Te sei fatto addosso, eh? Effettivamente, cioè, voglio dire, non è che proprio l'attuale situazione sia rassicurante, quindi saresti anche parzialmente giustificato. Ok, siamo arrivati ad un'altra cutscene. Come vedete, è un gioco pregno di cose da dire. Oh oh. Che è sto ritmo tribale? Quello è un orso. Quickly, get out of here. Dobbiamo correre. Correre, correre, correre. Dove? Dove? Ah, là. Igor, tu te ne vai, cioè, non mi dai direzioni. Mazza quanto corri, Igor. Non mi volto nemmeno a cercare l'orso. Tanto sono sicuro che mi sta le calcagna. Vediamo se riesco a distaccarlo. Eccolo là. Bravo, cucciolina. Corri, corri. Ci siamo? Apri sta porta. Oh, Igor. Dai, Igor. Perfetto, chiudiamo. Dai. C'è tutta sta corsa per aprire il portone. E alla fine che succede? Lo ammazziamo con la pistola, cioè. What's the point, Igor? Perché? A sto punto chiudiamo la porta. O la sparavamo prima. Oh, ci stiamo risvegliando in, penso, quella sorta di granaio in cui siamo finiti prima. Ah, non era un granaio. Immagine tutta distorta. Ok, comunque ci siamo svegliati. Mamma mia, che siamo fatti di qualche cosa. Oh, effettone molto nauseante questo. Ripeto, se soffrite di motion sickness, se prima stavate male con questo, proprio morite direttamente. Non si capisce se questo sia un ricordo o cosa. Qua c'è un po' di sangue. E anche qualcuno che proprio non è in formissima. Scusi. Sa dove ci troviamo? Cioè anche noi non è che se vediamo così stiamo proprio benissimo. Qua c'è un po' di di sutura, qua schifezze per terra. Apriamo. Chi troviamo qua? Questi sono morti, morti, morti. Questo? Mortissimo.
Tutti sono morti tranne me. Qua? Tutto libero? Dai, però qualcuno che tossisce c'è. Qualche forma di vita, per quanto precaria, dovrebbe essere ancora attiva. Si scatarra. Qui sono dei documenti. No. Documenti. Patente in cattive condizioni, Nikolaev. Ah, paziente, scusate. Mi sa proprio il paziente si è ripreso al 100%. Il virus ha acquisito resistenza, quindi c'è un virus che si è diffuso. Chi, diciamo, quei pochi fortunati, evidentemente, che sono riusciti a sopravvivergli, hanno acquisito una resistenza molto buona. Qua sono un po' di morti imbustati. Anche qua. Attenzione, sta succedendo qualcosa. Morto all'orizzonte. O altro vivo come noi sopravvissuto. Schermata di caricamento ancora una volta. L'incubo di Sergei. L'incubo di Sergei. Eccoci qua intorno al falò con Igor, killer di Butrio. Ehi, c'è il fuoco davanti al sottotitolo e non riesco a leggere. Purtroppo il russo al volo non riesco a tradurlo. Il resto non importa. Ma ha mantenuto la mia parola. È la tua scelta. Quando la gente ha cominciato a morire, nessuno poteva immaginare che sarebbe finita in questo modo. Nessuno era pronto per questo. La popolazione della Terra è diminuita alle volte, a quanto pare. C'era più spazio, l'aria più pulita, ma l'uomo ha, insomma, come sempre, scombussolato tutte le cose. Nessuno era più in grado di tenere il controllo della situazione. Tutto è collassato. Nella mia città la gente ha cominciato a rompere le finestre, rubare i soldi, le medicine, il cibo. Rubavano le macchine. Insomma, solito caos da fine del mondo o cose del genere. Nessuno sapeva che la medicina era già impotente. Triste, Igor. Ho bisogno di mettere le cose a posto qui fuori. Sarebbe bene prendere acqua dal pozzo. Abbiamo anche bisogno di cibo. Quindi dovremmo a questo punto andare a prendere acqua dal pozzo. Però in questo momento drammatico direi che vi saluto, ma non prima di aver fatto ancora una cosa, signori, perché voglio regalarvi in extremis, diciamo, ancora un codice. Un codice per un gioco che arriva da un nostro fan. Non vi dico chi è perché non ho la sua autorizzazione. E ve lo segno qui nella chat. Ecco qui, un codice per Puzzle Agent 2. Dovete mettere uno spazio dopo il 2, non so perché me l'ha scritto così, ve lo riscrivo meglio qui perché sennò poi ci potrebbe essere un misunderstanding. Il gioco è Puzzle Agent 2, il codice comincia con la E. E appunto, io
Io vi saluterei a questo punto, vi ringrazio per la compagnia questa sera, tre giochi che purtroppo hanno avuto un po' tutti dei problemi, ovviamente poi succede così quando si fanno le live, e anche io sono un po' problematico perché il caldo mi ha veramente sfiancato in questi giorni, anche stasera è micidiale, ho 32 gradi in camera in questo momento. A presto, domani troverete il video facilmente visualizzabile sul canale, quindi senza lag, senza niente di niente, quindi potrete godervi, se volete, rivedervi la live con tutta calma. Tra qualche giorno lancerò un'ultima recensione sul canale prima delle vacanze di un gioco moderno e poi farò un ultimo live per i bundle. A quel punto, tanti saluti e ci vediamo a settembre. Nel frattempo, a tra qualche giorno.